cittadini, amici di Rutigliano, sono Franco De Liturri, ho avuto la possibilità anche questa volta di candidarmi alla provincia di Bari con il Movimento per le Autonomie per il Sud. È un partito nuovo, almeno nella nostra regione Puglia, in modo particolare nella nostra provincia di Bari, e ancora in modo particolare per il comune di Rutigliano. La prima volta che voi vedrete questo simbolo nella prossima campagna elettorale, io ho avuto l'onore di rappresentare questo partito anche per il nostro collegio di Rutigliano, Casa Massima e Cialomare. Mi onora questa mia candidatura in questo nuovo movimento, un movimento che fa riferimento a Raffaele Lombardo, governatore della Sicilia, che ha voluto anche in alternativa all'autonomia della Lega Nord, anche avere nella nostra regione, così come in tutto il Mezzogiorno, un nostro partito autonomo, indipendente, che faccia l'interesse della collettività, in modo particolare dei territori che ognuno di noi rappresenta. Io ripeto, ho avuto questo grande onore da Raffaele Lombardo di rappresentarlo per il nostro collegio, ripeto, Rutigliano, Casa Massima e Cialomare. La mia persona ormai è conosciuta nel nostro comune di Rutigliano. La mia attività principale è quella di rappresentante dell'Unione Coltivatori Italiani per la sezione di Rutigliano. Sono membro del Comitato Nazionale dell'UCI e nonché responsabile provinciale del nostro patronato. La mia attività è sempre stata a fianco degli agricoltori rutiglianesi, credo di aver fatto il mio dovere e continuerò a farlo nell'interesse di questa collettività, in modo particolare agricola, che noi rappresentiamo a Rutigliano. Rutigliano, non dobbiamo dimenticarci, ha la sua economia principale nel settore agricoltura e io mi onoro di rappresentarlo. Io mi auguro che nessuno faccia degli spot particolari nel voler difendere a tutti i costi il settore agricoltura. È un settore molto delicato, particolare. Oggi, in modo particolare in campagna elettorale, vediamo che molti rappresentanti politici fanno incetta proprio di questo settore agricoltura. È un settore trainante senz'altro, ma che in questo momento per molti è trainante in modo di attirare attenzione in modo politico ed elettorale. Io credo che ho lavorato in 30 anni in questa attività, non ho mai sfruttato politicamente ed elettoralmente questo settore, ma mi sono prodigato a favore degli stessi. Attenzione comunque, oggi vedo e sento in giro che a Rutigliano tutti vogliono prodigarsi a favore degli agricoltori rutiglianesi. Beh, e sono delle promesse, vengono fatte delle promesse certamente non fruttuose nell'immediato. C'è molto da fare in questo settore agricoltura, c'è in modo particolare da creare una struttura che veda molti agricoltori aggregarsi, quindi è importante creare dei consorzi per poter fare in modo che il nostro prodotto venga conosciuto sempre di più e meglio, sia in altre regioni italiane in modo particolare, ma soprattutto anche all'estero, e quindi che venga apprezzato. Questa è la mia attività quotidiana, a fianco in modo particolare degli agricoltori, ma ripeto, in questi miei 10 anni di attività di amministratore politico a livello locale con l'amministrazione di Lanfranco di Gioia, penso di aver fatto sia come assessore che come presidente del consiglio prima il mio dovere. Sono stato sempre a fianco dei miei associati e in modo particolare di tutti gli agricoltori rutiglianesi. Continuerò a farlo perché ci credo in questo e mi auguro che anche il settore dia una risposta positiva alla mia persona e anche al movimento che oggi rappresento. Io ritengo che la nostra regione, il nostro territorio sia in grado oggi di amministrarsi da sola, perché ha delle risorse sia umane che economiche che possono permettersi anche di essere antagonista della regione del nord.